Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Pietro VRN e ci troviamo qui su Farming Simulator 19 nella mappa Colline d'Italia, la mappa di Mickey Mapper. Mi sto recando nel campo 22, un campo che si trova praticamente vicino il negozio perché vorrei fare una missione conto terzi. Una missione conto terzi che di pura e semplice fertilizzazione, quindi lascerò chiaramente ad occuparsene l'aiutante. Io penserò a fare anche delle manutenzioni invece ordinarie in farm. Una missione che paga molto, per cui ho scelto di aprirla, di farla proprio perché serve sempre artigliare, come si suol dire, qualche soldino anche facendo queste missioni di routine che però pagano molto. E allora innanzitutto mi dirigo con questo Valtra e questo spargi fertilizzante, chiaramente sono i mezzi forniti per la missione e chiaramente a noleggio. Quindi mi dirigo qui sul campo in questione, si tratta solo di passare lo spargi fertilizzante. È uno dei due campi più grandi della mappa di Mickey Mapper, questo, assieme al 23, ragazzi. Di solito questi campi sono utilizzati per fare barbabietole e patate, per intenderci. Faccio giusto una passata, poi lascio che se ne occupi tranquillamente tranquillamente l'aiutante, ragazzi. Nel frattempo, ripeto, mi occuperò di fare piccole manutenzioni in farm, quindi tra poco lascerò che ad occuparsene di queste operazioni di routine ci pensi l'operaio. E direi che se ne può occupare anche benissimo già adesso, ragazzi. E allora, torniamo in farm, ragazzi. Vediamo un po', vorrei prendere il T6, ragazzi. Innanzitutto devo raccogliere dell'erba che ho falciato e adesso vi spiego dove, ragazzi. Per la serie non si butta via niente. Mi sto dirigendo nel campo 8, ragazzi, dove avevo piazzato quel recinto delle pecore, per intenderci. Mi sono detto, ma perché non sfruttare questo spiazzo, diciamo questo terreno sacrificato tra virgolette per raccogliere anche dell'erba? E allora che cosa ho fatto? Ho passato con una falciatrice il bordo del campo e quindi praticamente ne ho ricavato tanta erba che posso raccogliere per il bestiame bovino, ragazzi. E tra l'altro sfrutto anche questo raccogli erba perché praticamente in questa serie praticamente l'ho sfruttato decisamente poco e nulla. Quindi un modo anche per sfruttare questo raccogli erba.
Erba che andrò subito a diciamo a dare nella mangiatoia, a versare subito nella mangiatoia bovina, quindi per integrare quella famosa riga alimentare che manca tuttora nell'alimentazione bovina, ragazzi. Giusto per ottenere il 100% di produttività. Questo prato poi chiaramente il manto erboso poi ricrescerà, quindi posso anche sfruttarlo più e più volte, ragazzi. Ecco perché vi dicevo ad inizio video non si butta via niente, non si spreca via niente. Ecco un po' un modo per utilizzare questa parte di terreno che non era chiaramente utilizzata giusto le ultime passate e aver raccolto una bella quantità di erba. Perfetto, anche qui. Ecco, ragazzi. Andiamo adesso a riversare questi 12.000 litri, pensate un po', 12.000 litri di erba nella stalla delle mucche. Avranno quindi anche questa piccola variazione alimentare, giusto per raggiungere il 100% di produttività, ragazzi. Mancava solo l'erba. Viceversa, nel campo 6 ho seminato altra erba, però questa la farò poi a fienagione, quindi preparerò quindi balle di fieno. Una volta che il campo sarà giunto alla fase finale, del raccolto, ragazzi. Poi mi occuperò di fare fienagione. Ok, vediamo un po'. Non male, 12.000, certo ce ne vorrebbe un po' di più, però l'importante è che abbia riempito quell'altra riga. Poi dovrò integrare di fieno, ma questo me ne occuperò dopo, ragazzi. Perfetto. Direi di parcheggiare ora questo
questo raccoglierba è relativo. Chi sei? Non mi serve più. Vorrei occuparmi adesso dei campi 1 e 2, ragazzi. Serve il. Vediamo un po'. Serve il New Holland, il TM. Innanzitutto passo una mano di fertilizzante. L'unica cosa che devo ancora fare, ragazzi. Sì, penso che sia sufficiente. Sono stati già coltivati, ho passato la calceviva anche nel campo 2, rimaneva solo da fertilizzare e seminare qualcosa, ragazzi. La mia idea è seminare mais e lo farò subito dopo aver fertilizzato, ragazzi. Ogni tanto però devo anche controllare l'operaio nella missione conto terzi, quindi una volta che mi occuperò di fertilizzare i campi darò un'occhiata. Non dovrebbe avere grosse difficoltà, ma è sempre meglio dare un'occhiata al lavoro degli operai, ragazzi. Giusto per controllare che tutto vada come deve andare. Sono campi regolari, non dovrebbero avere grosse difficoltà, però. Perfetto, andiamo adesso a dare la seconda passata di fertilizzante e completiamo questo campo 2. Sono campi piccolini, quindi si fa molto in fretta, ragazzi. L'operaio ha completato il lavoro, ragazzi. Questo è molto positivo. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Adesso andiamo a prendere chiaramente il denaro. 13.867, ragazzi. Un vero affare. Perfetto. Raccogliamo il dovuto e torniamo sui miei campi. Allora, tocca adesso seminare. Andiamo a prendere questa Azurite. Prendiamo nuovamente il TM.
Va benissimo. No, girasoli no, avevo detto mais, sì. Girasoli già li abbiamo fatti la volta scorsa, non ne ho bisogno. Facciamo mais stavolta. Questi piccoli campi, giusto per tenerli in produttività. Vediamo un po', facciamo così, da questa parte. Sicuramente farò chiaramente entrambi i campi a mais, di solito faccio sempre così proprio per avere un raccolto maggiore, come se fosse un unico campo seminato con lo stesso cereale, ovviamente. C'è la possibilità di unirli perché c'è il viale d'accesso alla farm in mezzo, per cui in ogni caso li semino alla stessa maniera proprio per questo. Qualsiasi cereale scelga. Basta poco, facciamo anche questa passata su questo campo 1. Perfetto, richiudiamo e anche il campo 1 è stato seminato, ragazzi. Perfetto. Dunque non resta che occuparsi del campo 2, sempre a mais, chiaramente. Facciamo prima il bordo in questo campo perché è un po' particolare da seminare, ha una forma un po' irregolare, quindi mi devo un po' adeguare. E
la seminatrice ha qualche difficoltà pure. Vabbè, di quello poi me ne occupo dopo, di ripassarci. Ok. Accendiamo anche le luci. Perfetto. Ultime passate e anche questo campo è stato completato. Insomma, oggi manutenzioni, semine e una missione conto terzi, gentilmente svolta dall'aiutante che ha dato tanto, tanto denaro, ragazzi. Sono le classiche missioni che vanno assolutamente fatte perché c'è un ottimo rapporto in entrata per quello che bisogna poi fare, ragazzi. Ok. E anche questo campo è stato seminato, quindi abbiamo raccolto pure l'erba nel terreno, diciamo, 8, quel terreno dove c'è il recinto delle pecore, quindi abbiamo anche sfruttato per fare scorta di erba per il bestiame bovino, quindi abbiamo anche in qualche modo colmato una piccola mancanza nell'alimento bovino, quindi di questo sono molto contento, ragazzi. Io direi di andare a parcheggiare il New Holland, il TM, spegnere le luci e andare a Centrofarm per i saluti. Ragazzi, innanzitutto per coloro che vedranno il video auguro a tutti una buona e serena Pasqua. Se il video vi è piaciuto, chiaramente lasciate sempre un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e lasciate pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e come sempre vi lascio i miei saluti. Ciao ciao ragazzi!